Progetto Demetra per una filiera animale sostenibile decolla. Finanziato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca con 6.500.000 euro, sarà attuato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, facoltà risultata al secondo posto in Italia tra i 10 dipartimenti ammessi al finanziamento. Demetra, acronimo di distribuzione delle risorse alimentari attraverso un metodo per la riduzione degli sprechi e la solidarietà sociale sostenibile, sarà coordinato dal professor Fulvio Marsilio, ordinario di malattie infettive degli animali. In che cosa consiste concretamente questo progetto? Si è occupato proprio di tracciare alcune linee guida proprio nell'ambito dell'allevamento sostenibile. Si parla tanto di produzioni sostenibili, di allevamento sostenibile. Ecco, noi abbiamo cercato di mettere in pratica quelli che sono gli obiettivi che l'ONU ha dato negli ultimi anni e riguardavano proprio lo sviluppo sostenibile da qui al 2035. Siamo stati finanziati con 6.500.000 euro, quindi si tratta di un finanziamento importante che ci ha permesso non solo di fare reclutare del nuovo personale strutturato, ma anche di creare per esempio nuove borse di studio di dottorato, per esempio fare assegni di ricerca, riuscire ad organizzare una nuova iniziativa didattica che è una magistrale proprio nell'allevamento sostenibile degli animali. Insomma, abbiamo cercato di dare il nostro contributo in questo senso. La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo è tra i 180 dipartimenti di eccellenza scelti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario per il quinquennio 2018-2022. Ci siamo arrivati intanto con l'impegno di tutti i colleghi e soprattutto pensando a tre argomenti a mio avviso straordinari, quali l'ambiente, l'antimicrobico, l'antibiotico resistenza e le biodiversità. Tre argomenti con tanti obiettivi che hanno fatto sì che il nostro progetto fosse praticamente finanziato. A proposito di ambiente, voi curate gli animali, ma questi cinghiali che girano a Roma indisturbati, lei che consiglio darebbe a questa città? Beh, forse sono stati fatti in generale degli errori qualche anno fa quando sono stati introdotti dei soggetti dai paesi dell'est, perché in realtà il nostro cinghiale non è stato mai un soggetto prolifico, mentre i soggetti introdotti allora per attività venatorie sono stati molto molto prolifici. Secondo me la volontà di mettersi a tavolino, di studiare la situazione fra persone competenti e la soluzione si trova. C'è poi un'ultima novità che riguarda l'Ateneo Teramano. Il rettore Mastrocola ha annunciato l'imminente pubblicazione del bando per la riqualificazione dell'ex manicomio, un progetto da 32 milioni di euro, anche questo in fase di decollo.